che abbiamo tentato di fare con questa mostra è stato di ripercorrere la sua carriera di artista, poi chiaramente a seguito di ricerche parallele si è parlato anche di altro, di lui come storico dell'arte, di lui come docente, però fondamentalmente io volevo che la mostra ponesse Filo de Denaro all'interno di un contesto artistico più che altro. La mostra nasce originariamente da un progetto di Roberta Dottura de Denaro, la moglie di Julio, che anni fa, a seguito del fatto che io scrissi un breve articolo sull'opera xilografica del marito, mi contattò per chiedermi se era possibile magari una collaborazione. Io vidi il suo studio, rimasi molto colpito più che dall'opera di Furio che già conoscevo bene, dal contesto in cui l'artista lavorava. Ho trovato i libri dai quali lui traeva spunto per le sue ricerche, ho trovato gli attrezzi che lui usava per incidere, ho trovato le lettere che gli venivano spedite da altri incisori, inglesi, italiani, ho trovato l'esplicarsi del suo mondo, perché Furio de Denaro, dopo aver imparato i rudimenti dell'incisione qua in Italia, andò in Inghilterra, dove presso alcune scuole prestigiose imparò, raffinò la sua tecnica di incisione xilografica. L'incisione xilografica inglese ha una lunga storia. La xilografia su legno di testa, quella che praticava Furio de Denaro, è nata in Inghilterra attraverso l'opera di questo incisore nato nel tardo Settecento, Thomas Bewick. Furio, dopo questa esperienza, tornò più volte in Inghilterra, anche perché in qualche modo molto legato alla tradizione anglosassone di incisione, attraverso la partecipazione a questa società degli incisori xilografici inglesi, che è praticamente l'unica associazione al mondo che raccoglie solamente artisti che si applicano all'incisione, all'incisione sul legno di testa, ed è uno dei pochi italiani che ne ha fatto parte, certo.